Buonasera a tutti. Questa agendina è dedicata agli udinesi, cioè ai cittadini udinesi che in qualche modo fanno grande con il loro oscuro, silenzioso lavoro questa, questa città. Soprattutto ne capiscono qualcosa e ne intercettano le tendenze. Sto parlando per esempio di Giorgio Iannis, del dottor Giorgio Iannis, esperto di social media o media che dir si voglia. Eh, lei, conoscendo la mia ignoranza bissale in materia, mi ha mandato degli appunti. Eh, dove mi ha aiutato a capire la, la questione e eh, dice: eh, Cosa fanno 20 milioni di italiani su Facebook? Ce lo dica lei: cosa fanno 20 milioni di italiani su Facebook? 20 milioni o anche più, forse dalle, dalle ultime statistiche. Più importante il dato, credo, sia che tramite il benedetto maledetto cellulare, telefono cellulare, questo sì, si può dire che 13-15 milioni di italiani ogni giorno accedono a internet e grosso modo vuol dire accedere a Facebook, certo, controllare quello che succede. Quello che fanno gli italiani in rete... E purtroppo è soprattutto eh, strumenti di messaggistica personale, Whatsapp, Telegram, il messenger stesso di Facebook, anche Whatsapp di Facebook ricordiamo. E appunto accedere al social network più grande del pianeta, no? due miliardi di persone. E lì fanno quello che fanno normalmente gli esseri umani, cioè si informano, eh, commentano e quando commentano cosa fanno? Litigano, eh, baruffano. Ma Facebook è la patria del, dell'odio e degli odiatori. Anche Twitter non scherza, eh? Twitter. Certo. però <ride> Ci devi mettere un po' di, di, sì. di ingegno per riuscire a stare dentro ai caratteri. no? Sì, e che li hanno anche aumentati. Li eh, certamente. Questo permetterà delle lenzuolate di 280 caratteri dove appunto anche le, le, la capacità della sintesi magari poteva essere eh, positivamente accolta. Invece vedremo, accadrà, accadranno delle cose sicuramente con questa raddoppiata lunghezza del, del messaggio. Senta, lei ha scritto una cosa bellissima, folgorante secondo me. Viviamo grazie ai social fuori dai denti. Sì, dovrei ricordarmi cosa stavo dicendo. Però... <ride> no, però è, è appunto per spiegare che lì non è che ci si tratta con carezze, e, beh, anche con gattini e cagnolini. Ma certo. il più delle volte arrivano delle stangate proprio sui denti. Sì, il, il discorso è abbastanza vecchio, ovvero eh, quanto al fatto di comunicare noi davanti a uno, a uno schermo tolga di mezzo alcune difese, alcune cautele conversazionali, le chiamerei a questo punto, ovvero quando abbiamo davanti un interlocutore in carne ed ossa, noi eh, costruiamo continuamente un rapporto, un feedback con le espressioni facciali, con i gesti, eh, con il non detto. Che è parte integrante di quello che diciamo e continuamente calibriamo il nostro dire su quello che vediamo nelle reazioni dell'interlocutore. Su Facebook, mancando il contatto diretto, abbiamo davanti uno schermo, molta gente parla fuori dai denti, noi viviamo fuori dai denti, come la, la, la frase fatta lo dice, cioè senza porre troppe. Senza mediare troppo quello che, che stiamo dicendo, eh, già molti anni fa si diceva aggiungete una faccina, uno smile, prima ancora che ci fossero le faccine già preconfezionate, pre per far capire qual è il tono del vostro dire, se è da intendere in maniera ironica, se sì. è una battuta. Però, però lei ha una teoria abbastanza, abbastanza interessante, dice che dopo questo diluvio digitale ci sarà una rappresentazione del mondo e dei rapporti più vera, nel senso che finora la cultura sostanzialmente... Ha come dire intermediato nei rapporti. Eh, abbiamo vissuto su tante convenzioni. I social tolgono le convenzioni e di fatto mostrano quel che esattamente siamo. L'orribile faccia finora nascosta dell'umanità, certo, le, le, i movimenti, le, le lotte, le, i conflitti, le, le, le baruffe, i con, le cose fuori dai denti. Eh, sì, noi abbiamo vissuto, se ci pensiamo, quali erano gli strumenti per dare. A noi stessi come collettività l'immagine di noi stessi. Erano eh, da secoli, che so, il teatro, i cantori di strada che mettevano in scena sotto mentite spoglie, una lotta di potere tra un principe, i vassalli e il popolo. Eh, abbiamo poi avuto radio, televisione e in qualche modo intellettuali, libri, certo, eh, musici. Il, ci arrivava una fotografia di quello che siamo, cioè legge, leggiamo chi siamo attraverso gli specchi che ci vengono offerti. Poco da dire: il, la rete internet è un'invenzione da secoli auspicata, peraltro, che ci mette eh, in tempo reale davanti a noi stessi. Noi vediamo in, accadere le cose che facciamo come collettività, i frulani, per fare un esempio, stanno, si stanno rendendo conto di chi sono. E poi ne parliamo un attimo anche, anche di questo. No? La, cosa, la cosa interessante, proprio per andare per citazioni, è che lei scrisse appunto eh, Siamo dei mostri e non servirà a mettere eh, lenzuoli lenzuola, sugli specchi per non vedere quel che siamo. Ah, questo certo. questo è, è quel che si dice eh, l'effetto social. Eh, Paolo Crepé un po' un prezzemolo tele televisivo, però ultimamente si è, come dire, affezionato alla questione social. La tendenza a educare con strumenti digitali fin dalla più tenera età porterà a una grave perdita di autonomia e a una dipendenza dalle tecnologie. Cosa pensa di questa affermazione così apolitica? Il discorso educativo è sicuramente il discorso più importante da fare perché. In questo momento né istituzioni scolastiche né in generale la, la società civile, per così dire, si è resa a pieno conto di quante profondo e ampie siano le modificazioni che il nuovo mondo tecnologico sta sono portando. Sono mutazioni antropologiche. sono. Certamente, non sono un determinista, un tecnodeterminista, quelli che dicono che il nostro intero comportamento e l'abitare sociale dipendono dalle innovazioni tecnologiche. Indubbiamente questo è vero, no? C'è cioè, quella famosa battuta... Quando ho in mano un martello tutto assomiglia a un chiodo, ovvero lo strumento tecnologico, una protesi della mano, si sarebbe detto 50 anni sì. fa, sono studi di una letteratura che ormai hanno decenni e decenni sui mass media, sulla tecnologia della comunicazione in particolare. Eh, tutto il mondo assomiglia a qualcosa che posso modificare a quel punto grazie alla tecnologia che possiedo, ma in termini antropologici noi siamo fatti di tecnologia, poco da fare. Le mie capacità di pensiero, di, di concetto, dipendono dalla portata che posso avere. Se non ci fosse la radio non potrei pensare di comunicare con persone che stanno lontani. Il telegrafo forse è la più grande, tuttora la più grande invenzione del 1840 che veramente ha rimpicciolito il mondo e come dicevano appunto i teorici 50 anni fa, questa è tuttora una rivoluzione elettrica. No, ha permesso le, le modificazioni delle, di come noi percepiamo, concepiamo e come agiamo sul mondo. In termini educativi questa cosa è fondamentale, però si chiama cultura tecnologica e veramente bisognerebbe partire dal martello, dall'impianto, dal forno, dall'inceneritore, dal traliccio, per comprendere quanto il territorio stesso sia il paesaggio sia un oggetto tecnologico e quindi poi pian piano dalle elementari, dalle primarie arrivare fino ai livelli alti dell'istruzione facendo comprendere che abitiamo in un mondo che da sì, noi si è fatto. esaltato nel, nel leggere una scritta eh, sui, muri, sui muri di Roma dice eh, spegnete Facebook e baciatevi quindi ha fatto un libro baciami senza rete quindi, allora. <ride> Ecco, anche questo approccio però mi pare abbastanza, come dire, scontato forse, non approfondito, non, non puntuale rispetto a quello che sta accadendo. Cosa dice sì, lei? Sì, il gusto della battuta. C'è anche il famoso certo. più cabernet meno, meno, in, meno internet, Se, internet, siamo se, lì. Vuoi, se vuoi ce n'è un'altra, c'è i bar che mettevano il cartello, non abbiamo il wifi, parlate fra di voi. E' ecco. una delle più belle controrisposte che ho mai visto, è quelli che hanno rimesso il cartello dicendo Abbiamo il wifi, per cortesia, parlate, <ride> cioè smettetela, perché la qualità di quello che viene fuori, vedervi tutti quanti a parlare tra di voi di, di sciocchezze, a questo punto forse è meglio se ogni tanto certo. vi, vi nutrite con delle il, il informazioni. Libro, il libro, poi con Crepea abbiamo finito. Il libro che, che citavo, Baciami eh, Senza Rete, ha una specie di sottotitolo che. Eh, <ride> che recita così, buone ragioni per sottrarsi alla seduzione digitale. Ma perché sottrarsi alla seduzione digitale? C'è qualche buon motivo? Ma non lo saprei. Le... Se uno apprende le cose con un grano di sale, se è capace di eh, costruirsi una suo, una suo, un suo mondo digitale dove attingere a fonti informative, ad esempio, eh, diventando amico di persone che vale la pena che seguire per le loro opinioni, di cui si ha fiducia reputazione, fiducia eh, sono, eh, ci arriviamo anche lì sono, sono tuttora i valori per, importanti per, per una lei, lei cancella qualche amico su facebook per esempio? ha avuto modo di eh, di se, bannare queste sì certo è e una pratica anche sana devo dire perché a parte il fatto come il discorso che facevamo prima eh, potrebbero a volte emergono delle posizioni delle, da parte delle persone che ritenevamo di un tipo e poi si esprimono in una maniera che assolutamente non è... Ma non è che così assecondiamo Facebook, il quale con gli algoritmi sa cosa vogliamo, ci, di... ah, certo. ci dice quello che... Sì, eh? noi viviamo in una bolla, no? Esatto. Eh, viviamo in e una bolla... E quindi se cancelliamo quelli che sono, come dire, contrari al nostro pensiero, non ci... facciamo il gioco di sì. Zuckerberg. Sì. Ci priviamo della possibilità di poterci esporre a, quel... a qualche pensiero che non è il nostro, quindi non riusciamo più a coltivare, se continuiamo a vivere dentro la bolla, dicono per l'appunto, ci arrivano da Facebook che tramite algoritmi taglia bene esatto. le cose che vediamo e che non vediamo, che sono molto meno di quelle pubblicate, noi vediamo una parte delle cose pubblicate dai nostri amici o dalle pagine che, che seguiamo, finiremo sempre per vivere dentro un mondo che ci dà conferme, che conferma il nostro pensiero. E questo non fa bene all'educazione minori o adulti non è certo. la distinzione, perché non ci espone all'alterità, alla, all alla possibilità di un pensiero diverso da quello nostro. Continuiamo a vivere nello stesso calderone, a mescolare Adesso la stessa... Adesso le faccio una domanda particolarmente stupida. Eh, che differenza c'è tra un friulano e un friulano in rete? Devo pensarci, le domande stupide richiedono sempre. Il, io credo che sia l'orizzonte della comprensione degli eventi. Il, magari quel frulano in rete può essere distorto, abitare dentro bolle deviate dove gli avvengono soltanto una certa immagine, ma di sicuro non è più quel frulano che vive in una mitologia fatta di, degli ultimi. No, di padre Turoldo, Turoldo da Coderno, o delle poesie di 40 anni fa, o quelle, tuttora le polemiche su Pasolini. È Friuli molto vero, molto autentico. Ma già nel 76. È un po' strumentalizzato. Infatti, siamo usciti da, nel 76 siamo usciti dal Medioevo. Mh. Sono successe alcune cose negli anni 90, in cui noi siamo passati direttamente a un terziario avanzato. E molte persone non sanno, me ne sono accorto lavorando con imprese, con istituzioni ad esempio, quanto all'avanguardia sia il Friuli, ma proprio in termini di eh, tecnologie avanzate, di realtà virtuali. Di, Comunque la domanda stupida mh, aveva già la risposta, l'aveva data lei in, in, altre, no, in, in altre circostanze. E dice, chiedere oggi cos'è il Friuli accende nella testa delle persone collegamenti sinapsi eh, differenti archivi di memoria derivanti da mass media tv prima e rete adesso questo è il cambiamento del, certo. del, 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 del Friuli senta Udine è una smart city una città intelligente Udine ha realizzato qualche passo un convegno 2011 2012 proprio Udine smart ha intrapreso alcuni percorsi per costruire le infrastrutture base di quello che vuol dire essere una smart city, cioè una connettività veloce, anche qui forse più... Raccontata, raccontata che, certo mh. che è realizzata perché anche se è vero che la fibra ottica c'è, poi bisogna vedere effettivamente qual è la velocità di connessione. Eh, non è un discorso tecnologico, perché poi su quella capacità di banda di il connettività pars, passano i servizi e il nostro abitare concreto in rete. Non posso comprare 100 mega di fibra e poi navigare a 30 oppure vantare la DSL che non è banda larga e navigare a 7 mega, che come con i telefonini, anzi, i telefonini vanno più veloci forse, perché non mi permette ad esempio di guardare YouTube in maniera decente, YouTube è una memoria storica dell'umanità, anche per trovare quei video di 10, 40, 50 anni fa che dicevo, purtroppo i, le, le bacchecherai è un problema complicato no, su, su YouTube, eh, però mi viene a mancare una memoria che non posso più fruire, penso anche in termini educativi, poter un insegnante che prova a dire... Studiamo Pasolini per l'appunto, ci sono centinaia di intervisti, le, le reportage giornalistici che Pasolini stesso faceva e non sono più attingibili, non è possibile fruirli perché per un banale problema eh, la cosa grave, sa qual è il che dieci anni fa tutto questo poteva potevamo già essere al punto di oggi dieci anni fa i ragionamenti che riguardano la banda larga la fibra ottica hanno 10-15 anni in maniera concreta uh, Paolo Coppola operativa. in un'intervista proprio qui l'onorevole Coppola ha detto che la banda larga il digital divide, così si può dire ancora Diventerà operativa. Stiamo parlando della periferia della montagna sostanzialmente. Nel 2020 abbiamo perso tutti gli autobus del mondo, mi pare a questo punto. 2020 è la data che da molti anni l'Unione Europea prescrive con un raggiungimento di a certi a livelli. Nel 2005, 2004, 2003. Sì, certo, certo. Mi pare che Molto ritardi... lentamente. Poi si vantavano il raggiungimento della copertura dell'89%, esatto. 90% del municipio, per però, del municipio. Certo, ma poi in realtà sul territorio le cose. Erano diversi, ci sono tuttora intorno a Udine o aree artigianali, industriali, eh, zone geografiche che sono malamente connesse. Sì, Smart City non è soltanto eh, connettività, sarebbe poi, dicevamo, sulla base di un'infrastruttura tecnologica seria, poter eh, far circolare dei servizi, i cassonetti dei rifiuti che comunicano, eh, il traffico urbano, gli autobus, l'inquinamento, tutto deve diventare eloquente e questo è possibile. Le code, non le code, gli sportelli. Sì, sì, l'internet degli oggetti, delle cose, Internet of Things, tutto diventa eh, può comunicare sotto wifi, sotto eh, e le, le, la città, il territorio, gli atomi, i mattoni, gli edifici, la temperatura degli edifici, dei tetti, il, il traffico, le, le, qualunque cosa può può comunicare, riuscendo a radunare, a drenare eh, masse incredibili di dati, big, big, big data per l'appunto, po sarebbe possibile, certo, ottimizzare le azioni dell'amministrazione. Lei sa che giorno è oggi, no? È il 15 novembre. 15 novembre 1960 un tale Alberto Manzi cominciava le trasmissioni, ah. no? Non è mai troppo tardi. Eh, lei nel 2012, se non vado errato, non, è, eh, non era in questa, in questa emittente, eh, avanti rispetto al movimento, fece non è mai troppo digital. Infatti, che esperienza è stata quella? Molto piacevole, perché si trattava intanto di mettere in fila i ragionamenti avendo presente il format di comunicazione televisivo, quindi tradurre una massa perché sono vent'anni che parliamo di digitale, no? e questo è il fatto, eh, bisogna riuscire a comprendere in che modo poterlo eh, divulgare, ma un termine buono certamente, non un termine cattivo, eh, può servire fare questo programma, questi, queste iniziative con la televisione perché le fasce della popolazione italiana che tuttora guardano la televisione e la ritengono unico, strumento per informarsi sono quelle che forse avrebbero maggiormente bisogno di un'educazione al digitale, educazione con il digitale e al digitale, perché assolutamente non si può insegnare il computer con un libro di carta, non esiste, nessuno di noi ha imparato il computer con il manuale del computer, bisogna andare sullo strumento e capire alcune cose e le cose oggi diventano necessarie perché? Perché Accedere all'IMS, alla sanità regionale, eh, avere un'identità digitale con lo SPID, eh, poter eh, dialogare con l'anagrafe del comune, questo avviene, iscrivere i figli a scuola, la mensa scolastica, avviene spesso esclusivamente online. Quindi diventa educazione civica. Certo. L'educazione al civile. Certamente. Digitale. Senta, lei è studioso ovviamente, poi è consulente, poi fa tante cose, conferenziere. Prendiamo, non abbiamo molto tempo più, prendiamo un, una, una cosa importante. Eh, le imprese e gli enti locali che sensibilità hanno rispetto al mondo nel quale lei si muove meglio degli altri? Hanno vissuto per lunghi anni dentro un fumerone, una nuvola di innovazione calata dall'alto, a cui si sono adeguate le imprese soprattutto, però senza comprendere lo spirito profondo dell'innovazione digitale, della cultura digitale in questo caso, che comporta necessariamente un cambiamento dell'organizzazione lavorativa, del modo di produrre, distribuire, vendere, farsi conoscere eh, qualunque cosa. Pensiamo a Amazon, no? Le, i grossi, lì la, la distribuzione, lo spazio telematico, quelli sono i veri business. Le aziende più grandi del pianeta non sono più IBM o gente che lavora col ferro, con gli atomi, sono chi maneggia informazioni, atomi e bit. E nelle pubbliche amministrazioni invece... Eh, c'è da lungo tempo, c'è stata un'accelerata recente sulla, sulla formazione, gli aggiornamenti, qualcosa è passato come forma mentale per approcciare il problema, ma decisamente non siamo ancora a livello. E... Benissimo, dobbiamo chiudere, eh, manca, manca meno di un minuto, ehm, adesso provo a prenderla in castagna. Lei, lei usa parole antiche, fiducia, socialità, affettività, reputazione, responsabilità. Come si fa a coniugare queste belle parole con questo bel mondo di, no, di odiatori e di, no, di gente che pensa di essere ancora al bar e invece sì, poi al certo. bar no. Beh, Intanto rendendosi conto che non è un mondo altro, noi per anni abbiamo parlato del mondo questo, reale, poi la realtà virtuale, un pessimo... Servigio fatto dalla stampa, credo degli anni 90 ancora, da una cattiva traduzione virtuale non vuol dire che non c'è, vuol dire. A proposito della stampa, quando legge, poi riprende. Ah, sì. quando, quando legge insorge il popolo della rete. Ah, certo, il popolo cosa... del web. Cosa eh, pensa? No. <ride> che sono che sono le, le, le formule con cui i caporedattori, i titolisti la de de devono labrice. sintetizzare un concetto e identificano. Chiusa, chiusa parentesi, torniamo alla reputazione. Trovare alla... un nemico importante. Eh, ecco, no? esatto, allora, è la reputazione, penso. la fiducia e la, fiducia, le... la fiducia. Esatto, se non avessimo da. Dieci anni, vent'anni, eh, sempre ragionato come fossero due mondi diversi, Avremmo, avessimo compreso subito che per un ragazzino pubblicare qualcosa in, su Facebook o su Whatsapp, polemiche recenti, scandali, reati che avvengono, non è qualcosa che puoi fare impunemente, quello è un mondo reale. Lo stesso reato di diffamazione vale in un mondo fatto di atomi quanto in un non mondo fatto, fatto di, di bit avessimo compreso subito che non sono cose diverse, noi ci esprimiamo, ricaviamo identità, ci nutriamo, troviamo informazioni qua come là, allora avremmo compreso subito che gli stessi valori dell'umanità da sempre, il gruppo, la socialità, la forza del gruppo, il branco nel caso peggiore, fiducia, reputazione, criteri orizzontali di comunicazione, la conversazione, saper parlare, L'uso della grammatica, della retorica, certo. della posizione de, degli interlocutori eh, sarebbe, non sarebbe un problema, sarebbe, saremmo tutti quanti maggiormente consapevoli del fatto che bisogna saper sostenere delle conversazioni, possibilmente civili, anche dentro Facebook, per quanto l'ambiente non aiuti. Certo. Molto bene, ultimissima, meglio un McIntosh o meglio la Vespa? La Vespa, sempre, bene. tutta la vita. Grazie <ride> al dottor Giorgio Iannis, eh, a voi per la pazienza e ci vediamo presto.